E ora siamo già sul ghiaccio, l'ultima coppia di questo secondo gruppo, Yulia Lavrentieva e Yuri Rudik. Loro vanno a completare questo secondo gruppo, poi ci sarà il rifacimento del ghiaccio e poi si entrerà nel vivo della gara. Vedo già Franca Bianconi in fibrillazione. Non è vero. Sì, è vero. Ma è giusto così. Mi vedi serenissima. E allora andiamo a seguire Yulia Lavrentieva, la pattinatrice più giovane di questo europeo. Tolu doveva essere, ma lui non è arrivato bene dal flip, non ha attaccato la combinazione. Brava anche a tenere il triplo salto, bravissima.
Ilja Laventeva e Yuri Rurik, Franca, come li hai visti? Insomma, per essere giovani, alle loro prime esperienze, prime armi così, direi decoroso, un libero assolutamente decoroso. Non hanno rischiato più di tanto, hanno affrontato dei salti soprattutto in parallelo abbastanza semplici, dei doppi, non c'erano tripli, triple, cruz, però anche una bella spirale, dei bei sollevamenti. Il programma nel suo insieme aveva già un qualche cosa di presentazione che ti fa intuire che c'è una prospettiva futura, no? Poi chiaramente giovane, molto giovane, però bravi, devo dire. Tanto sono stati bravi anche a interpretare questa musica così intensa dell'Ultimo Samurai, devo dire, no? Sì, anche una scelta musicale difficile, sì, per una coppia così giovane, no? Sì. E poi per il loro debutto europeo. Intanto su Twitter impazza ovviamente la notizia del ritiro di Plushenko. Noi ovviamente continuiamo a controllare sempre ciò che succede sui social network, naturalmente è la notizia che nessuno avrebbe voluto avere, no? Perché è bello vedere una sfida, vedere anche eventualmente come un campione possa recuperare, però ovviamente i problemi alla schiena ci sono e probabilmente anche aggravati dalla caduta che c'è stata durante il suo esercizio di show prom. Di pattinare come sa fare, giustamente preferisce rinunciare, penso, perché con tutto quello che ha già dimostrato e che ha già fatto, sì, non ha certo bisogno di andare a dimostrare niente a nessuno, insomma, come se non si sente nella situazione fisica migliore, ovviamente avrà deciso col suo allenatore. A questo punto direi che ormai il podio era anche precluso, c'erano troppi punti di distacco, anche con un libero stratosferico non credo che sarebbe che avrebbe potuto recuperare. Recuperare più di tanto, quindi è ovvio che il discorso possa essere stato un po' quello, insomma, gareggiare, fare un libero per arrivare quarti, quinti. E poi le dichiarazioni di Plushenko alla stampa sono state proprio quelle che dovrà tornare a fare di nuovo dei trattamenti alla schiena, così come li aveva fatti proprio prima di venire qui a Zagabria, e che comunque il suo obiettivo principale rimane la prossima stagione. Quindi con questo penso che ovviamente abbia anche fatto capire che ci rimanda ancora la prossima stagione. 45-30 è stato scusa per il tecnico Elements, quindi quello è il minimo ovviamente richiesto per il mondiale. 128-79 loro overall, sono in terza posizione. Franca. Sì, ricordiamoci che è scesa in pista per prima ieri, non aveva ranking, non ha ranking, non ha ovvio. Non aveva praticamente mai fatto niente prima, quindi può essere più che soddisfatta, sì. E anche buono il 140 di Nicole Della Monica e Matteo Guarise, che a questo punto tranquillamente confermano la posizione di ieri, al nono posto, se qualcuno delle coppie che pattina da adesso in poi passasse magari anche dietro.